cominciato nel 2003, il festival doveva essere un antipasto per il 2004 ed è stato un grande banchetto, perché già il primo anno abbiamo avuto 136.000 visite e le code fuori dai laboratori. Adesso che siamo all'ottavo anno, il risultato si è sempre più confermato e allargato. Abbiamo superato i 200.000 accessi alle nostre mostre, laboratori, conferenze. E quest'anno è un anno speciale perché celebriamo i 50 anni dell'invenzione del laser ed è una delle ricorrenze scientifiche, con una mostra fantastica, conferenze sulle applicazioni del laser. E poi siamo inseriti nella Biennale del Mediterraneo, di cui siamo l'evento principale, dalla mostra su come si è formato il Mediterraneo dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia al Science Garden, in cui abbiamo coinvolto tanti partner del bacino del Mediterraneo. Si camminerà in mezzo a isole della biodiversità. Il tema di quest'anno è orizzonti, che appunto si inquadrava bene dentro la Biennale del Mediterraneo. Per noi gli orizzonti sono uno spazio infinito e anche un po' un limite. E affrontiamo gli orizzonti sotto sei percorsi. Come lo scorso anno abbiamo previsto dei percorsi tematici in modo che i nostri visitatori si possano orientare bene in un programma che è di più di 350 eventi, quindi ci sono dei fili conduttori: gli orizzonti dell'uomo, gli orizzonti della tecnologia, gli orizzonti dell'universo, in modo che ci sia un inquadramento tematico che faciliti le visite. Altro elemento per facilitare le visite è quello dei poli fisici: abbiamo il polo della matematica, quello della biodiversità, e quindi chi è interessato a degli specifici argomenti anche fisicamente riesce a collocarsi bene. Quest'anno il festival è a cavallo del Ponte dei Santi e a Genova le scuole tengono chiuso anche il martedì, quindi noi invitiamo le famiglie a rimanere qua durante il ponte a godersi il festival, che è veramente un evento straordinario, molto divertente e devo dire anche molto qualificato all'estero. Stiamo per inaugurare la nuova edizione della scuola di formazione degli animatori. Insegniamo ai nostri futuri ricercatori a spiegare la scienza, perché questo è un dovere della democrazia ed è un valore aggiunto molto grande per il mondo della ricerca. Aspettiamo la città venerdì 29 ottobre alle 2:30 nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, perché quest'anno facciamo un'inaugurazione col botto. Abbiamo Nassim Taleb, l'autore del Cigno Nero, che ci racconterà l'imprevedibilità di certi eventi e come questi si ripercuotono sulla vita di tutto il mondo. Seguirà Giacconi, il premio Nobel per la fisica, a cui verrà assegnato il Grifo d'Oro dalla città di Genova, e alla sera uno spettacolo straordinario al Teatro Carlo Felice, scritto da Brian Greene, un grande fisico americano che ci ha copiati il Festival della Scienza a New York, con musiche originali di Philip Glass. Quindi spero che tutta la città si faccia sentire, come è riuscita a fare in tutti questi anni.